Bene, ringrazio tutti per l'invito, specialmente gli studenti e il preside. Ho visto con piacere che di fronte alle difficoltà dell'università, qui sono uniti sia chi comanda che dovrebbe comandare la facoltà. Si sente? Ripeto, avete sentito? Ringrazio per appunto il preside degli studenti, visto anche il loro comportamento uniforme nei confronti delle difficoltà che toccano l'università. Ringrazio anche il cittadino Pino, che è quello che ha organizzato nell'ombra quasi tutte le mie presentazioni in campagna. Volevo però premettere, prima di andare avanti, che uno dei principali responsabili di questo disastro è proprio l'università, sono i presidi e i mega docenti delle facoltà di ingegneria e di architettura della Regione Campania, che spero presto verranno mediati a giudizio. Quindi vorrei anche che le università prendessero posizione nei confronti di queste persone, di cui adesso andiamo a vedere cosa hanno combinato. La questione comincia nel 1994, non so se leggete da lì, se non la racconto io. Comunque l'emergenza dei rifiuti è stata proclamata nel 94. Poi nel 96 il presidente della regione Rastalli diventa commissario e nel 98 parte la vicenda che qui è chiamata Ecoballe. Perché il ministro dell'interno Napolitano, che allora era accompagnato anche dal ministro Ronchi, Maria Vanelli ha citato Ronchi fra quelli che hanno fatto questo casino, ma Ronchi non c'entra assolutamente niente, tant'è vero che è autore di una delle leggi migliori che sono mai state promulgate in questo paese relativa al governo dei rifiuti, la legge quella sui rifiuti del 97 e gli altri decreti applicativi. Napolitano e Ronchi danno praticamente inizio a un progetto che è il progetto, niente, bisogna che mi sposti.